Credo che la Coppa Italia quest'anno c'ha un valore al di là di quello che è la competizione che ti permette, no, di vincere un trofeo. Eventualmente poi ti permette, con un piazzamento anche nelle semifinali, di poter eventualmente accedere a una possibile secondo turno di playoff. Quindi siamo contenti di aver vinto questa partita. È chiaro che dobbiamo migliorare la posizione in classifica, perché non possiamo solo pensare ad un eventuale, comunque sia, poi ci sono altri turni da superare, ma dobbiamo pensare prima alla classifica del campionato. Poi la Coppa Italia l'abbiamo interpretata bene, accediamo ai quarti di finale e adesso la Coppa Italia la accantoniamo perché ne riparliamo l'8 febbraio nel quarto di finale, che dovremo giocare contro l'Ancona. Andiamo a giocare su un campo sicuramente difficile, perché in casa hanno fatto 6 vittorie e solamente un pareggio, hanno subito solo un gol e ne hanno fatti 13, però noi dobbiamo per forza di cose muovere la classifica, dunque dobbiamo essere convinti che possiamo prendere punti a Reggio Emilia e dobbiamo mettere in difficoltà, sotto tutti i punti di vista, dall'organizzazione, alla corsa, all'aggressività, alla copertura degli spazi. Non dobbiamo concedere ripartenze, perché è una squadra molto abile in questo, e ci sono giocatori tecnici che vanno aggrediti e non vanno fatti lasciare ragionare, altrimenti diventa difficile. Ma la squadra credo che ormai ha capito quello che è il contesto con cui ti devi porgere quando devi risalire la classifica, e senza di quello è difficile contro tutti, soprattutto con le squadre che sicuramente dal punto di vista tecnico ci hanno qualcosina in più.